Buongiorno a tutti! E bentornati in questo nuovissimo video. Oggi, siccome oggi finalmente si esce, finalmente mi è passata la pigrizia, oggi stavo pensando di fare, voglio insegnarvi, non hanno il merito di niente, perché ho visto su YouTube che ci sono tante ragazze che hanno provato questo trick, hack, hair hack, di fare i capelli mossi con la cintura dell'accappatoio. Quindi ho detto, scusate, se l'hanno fatto tutti, io sono l'unica che ancora non l'ha provato. E a me piacciono un sacco i capelli mossi. Oggi lo proveremo insieme e vedremo come esce. Speriamo bene. Sarebbe meglio se ci si dorme con il coso. Però io, siccome sono le 9:23 e io uscirò a mezzogiorno e qualcosa e mezza, c'ho più o meno 2 orette e qualcosa, 3 orette scarse, quindi iniziamo subito. Allora, ecco qua, tutto quello di cui ho bisogno è questo. Io me lo metto così, anzi, mettiamo i capelli davanti. Ok, più o meno ci siamo, dai, le lunghezze sono uguali. Allora, una volta fatto questo, dobbiamo, non so come mettermi, arrotolare, prendere ciocca per ciocca. Quindi prendiamo questa ciocca, per esempio, e arrotoliamo dietro la cintura. Così, facciamo così. Vedete, questa ciocca è piccola piccola, quindi quello che potete, cioè però tirate il più possibile. Poi prendete un'altra ciocca, la aggiungete alla prima ciocca e arrotolate allo stesso tempo, quindi così. Non credevo fosse così difficile. Al video sembra così facile, forse perché ho la frangetta e quindi non me la prende tutta. Prendiamo un'altra ciocca, la aggiungiamo alla ciocca precedente e arrotoliamo. Ovviamente manualità zero. Ecco, vabbè, tutto insieme. Ma sì, dai, mettiamo tutte le ciocche insieme. Poi aggiungiamo e così via. Vabbè, ve lo faccio vedere tutto così. Ecco qui. Ovviamente i capelli io li ho appena lavati, quindi sono un po' umidini. Non troppo umidi, soprattutto se volete fare questa cosa se volete avere i capelli ricci in 2 ore come faccio io. Non troppo umidi, ma leggermente umidi. L'ideale sarebbe dopo che avete fatto la doccia. Oppure se avete dei prodotti, meglio. Io purtroppo non ho i prodotti per capelli, quelli fissativi. Ecco qua, così. Finché non siete arrivati alla punta, proprio così. Poi lo fissate con un elastico. Allora, vado a cercare un elastico. Mi sono tornata con l'elastico. Fissiamo così, facciamo così. Quanto è questo? Così non si sfalda. Anche se so che si sfalda perché ho i capelli troppo lisci. E quindi così. Oh, fissati con un elastico. Facciamo dall'altra parte, questo lo finiamo dopo. Quindi mi prende tutto. Metterò una clip, qualcosa, così almeno prende la forma ondulata. Allora, ecco qua. Vabbè, l'ho fissato con un clip. Poi iniziamo anche da quest'altra parte. Ecco qua, tipo, per esempio ho meno capelli. Una parte della mia testa ha tanti tanti capelli folti, qua invece sempre meno. Infatti quando vado a fare i capelli ricci, qua viene tipo e qua invece. Quindi, scusate, ho perso la voce. E quindi niente, facciamo la stessa cosa anche di qua. Una ciocca così, poi aggiungiamo un'altra ciocchetta così. Oh, così. Però non vorrei che qua venisse troppo alto e qua più basso. No, facciamo che, allora, ciocca, prendiamo così, la mettiamo più alto possibile. Ecco, se volete proprio dei ricci alti, così. Poi aggiungiamo un'altra ciocca alla ciocca precedente, come prima. Ecco, e qui chiedo scusa perché ho dovuto interrompere la musica, perché se non parlo, se non ci parlo sopra mi dà problemi di copyright, e quindi se volete canterò io per voi. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Ci siamo, ecco. Allora, adesso, io siccome ho i capelli molto lisci, quando me li scioglierò questi saranno un po' floscetti, quindi che faccio? Arrotolo anche questo e poi ovviamente per chi ha già un po', come si dice, per chi ha già i capelli mossi in realtà può anche lasciarli così, però insomma questo l'ho visto in un video, quindi non è un consiglio fatto da me ma è un consiglio proprio visto altrove. Vabbè, come si dice, l'hai voluta la bicicletta, pedala. Ecco, adesso l'ho fissata così e facciamo stessa cosa anche dall'altra parte, quindi arrotoliamo pure di qua così. Meno male che non devo andare a fare la spesa o altre cose, perché sennò qua veramente. Allora, sono le 9:30, no, 9:31 adesso. Quindi io dovrei scendere verso mezzogiorno, mezzogiorno e mezza.
Quindi vabbè, dai, c'ho 2 ore e mezza in realtà, perché non è che a mezzogiorno e mezza lo devo. A mezzogiorno e mezza devo essere tutta pronta, preparata, truccata. Quindi ci vediamo fra un pochetto e vediamo subito i risultati, se saranno quelli che ci aspettiamo. Perché, cioè, io ovviamente su YouTube dicono che bisogna tenere almeno 5 ore, più di 5 ore, anche tutta la notte. E io invece devo sempre fare il contrario, quindi ovviamente il risultato che esce mi devo accontentare. Giusto. Non è mica colpa di nessuno. Ah, fra poco. Io ovviamente, per ausiliare un po', cerco di asciugarci sopra, così vediamo se questo aiuta. Visto che non ho prodotti, non ho niente dopo da mettere per fissare, asciughiamo un po'. Ecco, io ovviamente qua asciugo in vano, credendo di poter truccare la cosa. La cosa cretina che non ho pensato è che io dovevo ancora scendere dalla nutrizionista di mamma sotto, e ora devo andare così col pigiama e con i capelli così. Ok, sono passate, allora in realtà sono in ritardo oggi, sono le 12:48 già, quindi comunque 3 ore sono passate, 3 ore buone, speriamo. Ecco, già infatti si è un po' sfaldato e qui, è pure elevato questo, vabbè, vediamo. Non so perché, già penso che sarà un, non lo so, vediamo. Oh mamma, mi sono strappata un capello. Mamma mia, ragazzi, qua proprio, mamma mia, ne sarà valsa la pena? Speriamo. Allora, oh, mamma mia, io tutto ciò veramente ho sudato già. Oh mamma. E poi prima, quando sono scesa dalla nutrizionista di mamma, la nutrizionista mi ha guardato tipo, meno male che sa che sono del condominio, cioè almeno ha capito che magari mi starò facendo il capello, insomma, ecco. L'elastico si è incastrato. Mamma mia, forse non me li farò i capelli lunghi. Se li faccio lunghi così come questa corda, veramente, cioè, per levare l'elastico, cioè, guardate. Oh mamma, vediamo. Non adesso? Oddio, si è incastrato veramente. Cioè, for real? Ah no, ecco. Ok. Una cosa per volta. Oh mamma, adesso ho paura di levare quest'altro. Non so immaginare. Vabbè, a parte che questo c'ha meno impicci. Aspettate. Ah no, questo è più facile, vedi? Questo è stato più carino, più gentile, questo elastico. Ok, vediamo subito. Leviamo questa forcina qua sopra. Cioè, forcina. Perché le chiamo forcine queste? Come si chiamano? Mollettine, ecco. Ok, strecciamo. Io me li sento un po' bagnati. Forse devo asciugarli di più. Oh mamma. Serve bene come cerchietto questo. Scusate, sto un po' fusa. Ovviamente io non ho lacche, niente, quindi questa chissà quanto reggerà. Oh! Però ragazzi, cioè, è venuto. Mo vabbè, li sgrullo un po', li coso un po', gli do un po' una forma. Però è venuto. Cioè, tutto sommato è venuto. Un po' mossi sono venuti, cioè molto mossi sono venuti, anzi, una frangetta però non ha più una forma. Vediamo un po' come. Così. Vabbè, così. Dai, ci stanno. Mossi sono venuti mossi. Io direi, vabbè, un po' come si dice, forse dovevo metterci una spuma, ecco, se c'avevo una spuma erano un po' più compatti, adesso sono un po' tipo gonfi, no? Però dai, ci stanno, dai. Per me voto sì, dai, che voto gli diamo? Forse aspettate che mi giro così vi faccio vedere dietro. Così, dietro sono venuti così. E niente, che voto gli diamo, ragazzi? Cioè, io penso, questa frangetta forse così. Oh mamma, che brutta però. Vabbè. Come voto, vabbè, dai, gli diamo un bel, forse se ci fossi rimasta di più sarebbero stati un po' più mossi. Un bel 7, 7 e mezzo? Non lo so. Fatemi sapere qua nei commenti. Io intanto però faccio una bella trasformazione, perché sono pronta per uscire. Quindi eccoci qua. Questi sono i capelli. Io ovviamente li ho forcinati dietro, cioè li ho mollettati dietro, perché mi sembrano un po' troppo gonfi, non so. E poi insomma mi danno un bel effetto più boccoloso, così.
E quindi niente, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa questo trucco di fare i capelli mossi senza la piastra. Per me ci stanno, solo l'unica cosa che ho sbagliato è che ci sono stata solo 2 ore, quindi ho pensato un po' però e in compenso mi ha dato un po' di volume, insomma. Però appunto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se lo rifareste anche voi, e se avete altre tecniche anche voi che avete usato per fare i capelli ricci senza i ferri, le piastre. E niente ragazzi, io vi ringrazio che siete arrivati fino a questo punto del video. Oggi è stato un video un po' corto oddio, c'avevo il capello nel naso. Comunque oggi è stato un video un po' corto perché volevo solo provare questa cosa insieme a voi. E niente ragazzi, se non l'avete ancora fatto e se vi piace il mio canale, iscrivetevi, lasciate un bel like e soprattutto, continuo a guardare qua, e soprattutto cliccate la campanellina delle notifiche, così potrete seguirmi nei miei prossimi video e sarete sempre aggiornati. Io vi aspetto nei prossimi video e adesso me ne esco finalmente dopo tanti giorni, dopo tipo vabbè 4 giorni, 3 giorni che non esco. Finalmente oggi esco e mi vedo con AJ. E niente, vedete, ecco giusto giusto, oggi mi sono fatte boccoli così, mi faccio, vedi, ti piacciono? Va bene ragazzi, vi auguro una bellissima giornata di sole e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!